A Lampedusa, lì per noi c'è Massimiliano Cochi che si sta confrontando da qualche giorno con questa emergenza. Sostanzialmente Massimiliano, il Papa ringrazia l'Italia per quello che sta facendo, chiama a un coinvolgimento internazionale nella gestione della situazione, mentre Mattarella, che chiama i migranti profughi, dice lì si sta giocando, ci stiamo compromettendo la dignità internazionale. Tu dal campo che notizie, che osservazioni ci riporti? Guarda, sì, buongiorno. Io ti posso dire quello che mi raccontava ieri sera un albergatore. Loro ovviamente sono molto preoccupati per questa ondata migratoria perché potrebbe compromettergli la stagione turistica così come è avvenuto negli anni scorsi. Questo però fa sì che i lampedusani non si tirino indietro di fronte all'accoglienza. Beh, l'albergatore mi diceva che l'unico che ha capito la nostra situazione è stato il Papa quando ha parlato di globalizzazione dell'indifferenza, perché noi sappiamo cosa significa vivere nell'indifferenza. Ci hanno fatto tutte le promesse possibili quando sono venuti qui e poi di fatto siamo sempre noi qui da soli ad affrontare questa situazione. Una situazione per la quale credo basti un dato, cioè quello delle presenze questa mattina nel centro di accoglienza. Ci sono 1100 persone in un centro che potrebbe accoglierne 250. Si stanno cercando posti negli altri centri di accoglienza nel resto d'Italia per poter trasferire queste persone. Si fa fatica a trovarli. Bisogna però trasferirle perché appunto questa rimane la porta d'Europa e la prossima eventuale, probabilissima ondata migratoria passerà ancora una volta di qui. Sono 11.000 le persone arrivate sulle coste italiane solo nell'ultima settimana e l'imbarbarimento di questo sta nella cifra dei morti. Dall'inizio dell'anno sono stati 950, che è una cifra mostruosa e si tratta per lo più appunto di persone che stanno fuggendo dalle guerre. L'ultimo sbarco di cui siamo stati testimoni 2 notti fa ha visto arrivare delle persone con delle ustioni gravissime, i trafficanti le hanno messe sul gommone e fatte partire così, erano state vittime di un'esplosione di una bombola di gas in Libia, non le hanno neanche soccorsi, le hanno fatte arrivare così e 10 di queste persone, una ragazza è morta durante la traversata, altre 10 sono in condizioni gravissime. Questa dice appunto resta la porta d'accesso e qualcuno però comincia evidentemente a prendere coscienza che Lampedusa, l'Italia non possono fare tutto da solo e mi sembra molto significativo per esempio il fatto che un giornale come il Times qualche giorno fa abbia pubblicato una vignetta in cui si vede l'Europa e l'Italia che rappresenta con la sua forma stivale, rappresenta il piede di questa Europa che prende a calci un barcone di migranti. E poi la scelta di un giornale di Malta di pubblicare le foto durissime, molto, molto crude veramente, dei bambini annegati per dire ecco di cosa stiamo parlando, bisogna darsi una mossa. Anche l'ONU ha chiesto un maggiore coinvolgimento dell'Europa. Ed è quello che anche qui da Lampedusa chiedono tutti. Ecco Massimiliano, mentre magari chiedo alla regia, proprio utilizzando lo schermo split, come diciamo in gergo, di farci vedere Lampedusa, il problema e come dire, coloro che ne parlano, ne discutono, in un certo modo ne sono responsabili, gli ambasciatori in rappresentanza della comunità internazionale, gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Ti chiederei questo, Mattarella ha parlato di profughi, cioè ha dato una definizione specifica. Tu da lì che ci puoi dire? Ieri abbiamo visto nel nostro telegiornale le immagini terribili che ci hai portato di queste persone soccorsi. Le loro storie sono storie di profughi o di migranti? Sono per lo più storie di profughi in questa fase, perché sono persone che arrivano soprattutto dalla Siria, quindi fuggono da un paese in guerra e sono persone che sono molto diverse da quelle che avevamo conosciuto negli anni scorsi, che arrivavano qui a Lampedusa. Si tratta della borghesia siriana, la classe media, quella che non ce la fa più a rimanere nel paese e che ha la possibilità di fuggire verso un futuro che si spera migliore in Europa, quindi evitando i campi profughi che sono nati in Giordania, in Turchia, in Siria stessa. E quindi abbiamo appunto persone estremamente acculturate, sono avvocati, sono medici, sono ingegneri e sono, sì, sono a tutti gli effetti dei profughi, saranno dei richiedenti asilo e in quanto tali l'Europa, l'Italia hanno il dovere di accoglierle. E poi è altissimo ancora il numero degli eritrei, persone che fuggono da un paese che dopo aver conosciuto una lunghissima guerra è ora sotto una
feroce dittatura, ci sono i somali che arrivano da un paese dove non esiste un governo, un paese completamente in mano, in preda alle bande soprattutto di matrice islamica e che non hanno prospettive, se non soprattutto i cristiani sono quelli costretti a fuggire. Ci hanno raccontato storie anche durante il viaggio attraverso la Libia e poi per arrivare in Italia, in cui sono stati costretti a nascondere le croci che magari hanno tatuate addosso, oppure a gettare i crocifissi che avevano al collo per non essere discriminati. L'episodio, quello che è avvenuto qualche giorno fa e per il quale ci sono stati poi 15 arresti a Palermo, cioè dei 12 cristiani che sarebbero stati gettati a mare a seguito di una lite religiosa, la dice lunga anche su questo. Cioè è un altro problema che si sta sovrapponendo a un problema già gigantesco, quello dell'intolleranza religiosa. Evidentemente la propaganda del califfato che è nato tra la Siria e l'Iraq sta facendo il suo dovere. Io ringrazio davvero tanto Massimiliano Cocchi.